fine del mondo. E buongiorno ragazzi, con queste montagne dell'arco alpino piemontese vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi vi porto alla scoperta del lago del Moncenisio. Tuttavia, non essendo ancora la stagione per aprire la strada che ci porta su fino al lago, arriveremo praticamente a metà strada. Mi perdo così nei boschi, così mi piace. Bene, siamo arrivati al paese di Moncenisio. Tuttavia da lì non riusciamo a intraprendere il valico. Sto prendendo la stessa strada che ho fatto per salire, dato che la 212, come dicevo prima, è interdetta a causa di lavori momentaneamente, e devo arrivare adesso alla località di Barcenisio. Avevo salvato un percorso intorno al lago, doveva essere, diciamo, un'alternativa alla strada che saliva su, perché quella appunto è chiusa. L'ero dimenticato quanto fosse bello piegare nei passi di montagna. Troppo tempo fermo. Allora, sostanzialmente qui ho una traccia che sale da questa via sterrata. Vediamo adesso se ci sono divieti. No, non c'è nessun tipo di divieto. Speriamo di non impelagarci in qualche situazione maligna. Si inizia con questa stradina ghiaiosa. Io cerco solo un punto dove fermarmi per mangiarmi il mio panino con lo speck, perché sto spinnando. Minchia raga, bella qua, sale. Che bello. È sculetta la bimba. Andiamo piano perché gli sdirrupi qua sono sensazionali. Che bello, mamma mia. Sempre così, va sempre così, che non c'ho voglia, sono stanco, sonno, però me lo impongo perché ogni volta vale la pena. E da quello che ho letto del percorso c'era il rischio di trovare qualche slavina. Bella, bella chianata, a chiara, vai! Siccome io non voglio fare la fine del sorcio, se si passa più avanti e migliora, continuo, se no mi fermo. Pare sia solo sto pezzo con la neve.
mi sono promesso di non fare più minchiate, quindi questo sarà il massimo del valicabile per oggi. Se trovo ancora botte di neve mi fermo qua. No, qua si interrompe la strada, raga. No, 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 basta. Qua in mezzo si passa. Sì, ma non... non è il caso. E allora ho spostato un po' di neve. Siccome ho visto che più avanti c'è un laghetto, allora sto pensando di arrivare al laghetto. Tanto la neve non è esagerata, è solo un po' scivolosa. E abbiamo detto 1, 2. Vai. Se ce n'è altre io mi fermo, eh. C'è molta neve più avanti, dovete passare. Non è molto brutta più avanti, quindi. Ma se questa curva, lì si arriva. Sì. Che non valeva la pena. Dove siamo qua? La fine del mondo. Sono manco se da qua, non ci sto capendo. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. Lago d'Arcona. Siamo in Francia, ragazzi. Ok, quindi il mio francese non è tanto buono, ma se privé, minchia, strada privata, che può significare? La gendarmeria non la voglio conoscere. E secondo, sto già bene così. Perciò, ragazzi, questo è il lago di Arcon. Posto spettacolare. Guardate qua. Ah, questo era il tratto difficile. Facciamogli sto cambio gomme finalmente. Pastiglie finite.
bello gommone nuovo e le pastiglie.